Eco in tutto il mondo. In uno degli spostamenti da un fronte all'altro della guerra, l'elicottero su cui viaggiava il famigerato comandante Drago è stato centrato da un missile. Nessuno dei componenti si è salvato. Le immagini che ci sono giunte in questo momento in redazione sono state girate da un video amatore. Quello che vedete è tutto ciò che resta dell'elicottero personale del colonnello Dragomir Malevich, uno dei nefasti protagonisti della guerra civile che devasta la Jugoslavia. Malevich, meglio conosciuto come Comandante Drago, era assurto ai clamori della cronaca per aver raso al suolo l'antica abbazia di San Stanislao, distruggendo assieme ai nemici che vi si erano asserragliati anche tutti gli inestimabili tesori d'arte contenuti all'interno. Nessuno è rimasto vivo in questa azione. Il comandante Malevich era tristemente famoso anche per non fare prigionieri. Nelle azioni a cui ha partecipato non ha mai lasciato un testimone delle sue efferatezze. Dei tesori d'arte di cui abbiamo parlato si sono perse completamente le tracce. Questo ci fa pensare che siano andati distrutti, ma non c'è alcuna conferma. Il colonnello Drago comandava una squadra di soldati totalmente asserviti alla sua volontà. Nessuno ha mai pensato di discutere un suo ordine. Una squadra famosa per la ferrea disciplina e per la determinazione in ogni azione a cui ha partecipato, dimostrando di avere sempre una spiccata predisposizione alla ferocia e alla crudeltà. Queste sono alcune delle rarissime immagini del comandante Drago, noto a tutti come persona che non gradiva essere intervistata o fotografata. La morte di Dragomir Malevich, il comandante Drago, rappresenta la fine di una delle più terribili esperienze di questa guerra che sta insanguinando la Jugoslavia. Per molti, la sua morte rappresenta la fine di un inno. Che cosa dicevano in televisione? Niente di interessante. Dicono le solite cose. Amore. Quando i colleghi del congresso vedranno queste diapositive, rimarranno a bocca aperta. Lei ha fatto un vero miracolo, professore. Non esistono miracoli in chirurgia. È solo tecnica. Beh, io sono sicuro che quella ragazza non la pensa così. Lei l'ha riportata a una vita normale. Lei è giovane e si occupa ancora di persone. È giusto che sia così. Il problema è che a poco le persone cominciano a diventare cartelle cliniche. Motivi tecnici. Tutto succede poco per volta, senza che lei neanche se ne accorga. E perché accade, secondo lei? Ah, non lo so. Ma non è soltanto questione d'età. È che non sempre le cose vanno per il verso giusto. E anche in quel caso hai comunque a che fare con delle persone. Se invece le consideri soltanto cartelle cliniche, è più facile sopportarne il peso. È mai stato a Barcellona? Vuol venire con me? Al congresso? Certo. Lei è il mio primo assistente, ha collaborato all'intervento, è giusto che ne condivida il merito. Ma si tratta di partire domani mattina e... Ha qualche impegno? No, veramente no, che... Pensavo di studiare un po' e... Barcellona è una splendida città, piena di vita. È un'ottima occasione di svago. Su, prenda i documenti per la relazione. Ah, aspetti. Anche questi, ecco fatto.
Io intanto telefono agli organizzatori e le faccio prenotare una stanza nel mio stesso albergo. E un volo. Sul mio stesso aereo. Troverà tutto domattina, in aeroporto.